T-Day. Zardini. Nizzi. Chi altro non ha votato? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva per 372 voti di differenza. A questo punto dovremo passare al seguito della discussione delle mozioni in materia di trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, ma essendo convocata alle ore 13 la conferenza dei presidenti del gruppo, non vi sarebbero i tempi necessari per concludere l'esame di queste mozioni. Pertanto sospendiamo la seduta. Prima aveva chiesto la parola sull'ordine dei lavori la presidente Businarolo. Prego. Presidente, chiedo che venga a riferire in aula il Presidente del Consiglio per una cosa importantissima. Oggi, in un'intervista al quotidiano La Repubblica, il tesoriere del PD romano Carlo Cotticelli dichiara testualmente di aver incontrato due volte Salvatore Buzzi, boss delle cooperative rosse e soggetto presumibilmente dirigente della criminalità organizzata e associazioni mafiose. Una volta, quando Buzzi gli offrì 7.000 euro per pagare i dipendenti del Partito Democratico, riporto il virgolettato di Cotticelli, Buzzi era venuto a sapere che eravamo in difficoltà e si è offerto di aiutarci. La seconda volta, invece, sempre stando alle parole di Cotticelli, Presidente, lo ha incontrato alla cena di autofinanziamento del PD nazionale, organizzata a dicembre da Matteo Renzi. Cena sulla quale più volte abbiamo chiesto trasparenza al Presidente del Consiglio senza però mai ricevere una risposta. Ebbene, oggi a dirlo è proprio il tesoriere romano del PD. Buzzi a quella cena c'era e ci sembra ormai abbastanza chiaro che non solo abbia finanziato il Partito Democratico, ma che lo abbia persino sostenuto nei momenti di difficoltà. Insomma, stando a quanto dice Cotticelli, Buzzi era in un certo senso il bancomat del PD. Per questo, alla luce di quanto detto, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, chiediamo che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, oltre a rendicontare la cena di autofinanziamento di dicembre, venga a riferire quanto prima in Parlamento sui legami intrattenuti dalla sua persona e dal suo partito sul piano nazionale e locale con esponenti, presumibilmente, come dicono le carte, della Procura di Roma, della mafia romana. Le parole di Cottarelli evidenziano un fatto gravissimo ed è, Cotticelli, scusate, ed è opportuno che si faccia chiarezza. Grazie. La ringrazio. Ovviamente alle ore 13 è convocata una conferenza dei capigruppo dove potrà richiedere, in presenza del governo, la presenza del Presidente del Consiglio in aula. Sospendo pertanto la seduta che riprenderà. Ah no, c'era un altro intervento sull'ordine dei lavori, sempre sullo stesso argomento? Non sono interventi di fine seduta, quindi mi era stato comunicato che c'era la volontà di chiedere la presenza in aula del governo con urgenza e quindi ho dato. C'è. Prego. Altrimenti trasformiamo poi gli interventi in fine seduta che non sono, perché la No, seduta è solo sospesa. è su un Prego. argomento simile, Presidente. Noi vorremmo chiedere che venga in aula a riferire anche il Ministro degli Interni e lo chiediamo rispetto a quello che sta accadendo e che possiamo leggere sulla cronaca dei giornali e in particolar modo rispetto alla vicenda del CARA di Mineo, che coinvolge anche un sottosegretario del governo Renzi, e pensiamo che il ministro degli interni debba venire in quest'aula a spiegarci esattamente quali sono i rapporti tra il suo partito e il